settimana più o meno che non facciamo vlog, anzi forse anche un paio, e in tantissimi mi state scrivendo che vi mancano e quindi insomma ho deciso oggi di iniziare un nuovo vlog, anche perché oggi volevo registrare un video da mettervi sul canale magari domani, però mi sono resa conto che non potevo. Allora, intanto qua c'è Badadino, ciao amore, buongiorno, buongiorno, ancora stai dormendo tu? Buongiorno, buongiorno. praticamente vi spiego. Ho fatto un ordine enorme su Rosgal. Non so se vi ricordate, qualche vlog fa vi avevo detto che avevo fatto gli ultimi ordini, insomma, qui verso il Messico, e poi le prossime collaborazioni e le prossime cose le avrei chieste in Italia, perché se no, insomma, poi mi arrivano le cose mentre quando non ci sarò più. Quindi ho fatto questo mega ordine su Rosgal e avevo scelto sia delle cose da regalare a parenti e amici qui in Messico, perché appunto non voglio più chiedere cose per me per quanto riguarda tipo vestiti e cose così, perché appunto poi non me le posso portare, che siamo già super pienissimi, però ho preso anche delle cose che magari sì, sempre regalerò ai parenti alla fine o agli amici, ma sono cose che mi servono per un video. E in particolare sono degli aggeggini per la cucina, perché volevo farvi un video. Scusate il casino che vedete dietro, ma c'è veramente un disagio qui in questa stanza. E, praticamente sono degli aggeggini per rendere più facili alcune cose in cucina. Ve li faccio vedere super velocemente. Ecco qua, non so se l'avete visti. E quindi ho pensato stamattina di filmare questo video. Ma mi sono ricordata che il frigorifero è praticamente vuoto, ma vuoto nel senso, cioè, vi faccio vedere, oddio, stavo inciampando nel cavalletto, vi faccio vedere in che condizioni è il frigorifero. Infatti dovremmo andare a fare la spesa, però oggi non possiamo perché dobbiamo andare a mangiare da un'amica che si è trasferita. Cioè, vi faccio vedere il nostro frigorifero. Lì sotto c'è solamente una banana e dei limoni. E veramente, cioè, sembra pieno, ma in realtà c'ho tipo marmellate, salsine, cose, e cioè le cose che mi servivano per fare il video non ci sono, perché sono cose tipo per sbucciare le arance più facilmente e non ho arance, per pelare le verdure o per fare le verdure tipo gli spaghetti di zucchine e non ho zucchine, neanche un'altra verdura simile, quindi insomma non posso fare quel video e quindi insomma ho iniziato un vlog così almeno magari domani vi metto questo video e poi magari, che ne so, dopodomani andremo a fare la spesa e giovedì proverò a filmarvi questo video. Nel frattempo lasciatemi nei commenti se vi può interessare, comunque penso che sia un video super carino per sapere se questi aggeggini, che si trovano anche dal cinese, alla fine non dovete per forza ordinarli online, se servono, se funzionano davvero o no. Comunque nel frattempo vi faccio vedere le altre cose, perché appunto vi ho detto che ho preso tante cose su Rosgal e tante cose probabilmente le regalerò, e poi vi farò anche sapere come funzionano magari dagli amici ai quali le regalerò. Comunque vi faccio un po' vedere. Allora, tra l'altro mi è arrivato anche questo, il dentifricio di Carbon Coco, con anche il coso quello là per sbiancare i denti. Penso sia una polvere, no? Voi intingete lo spazzolino qui dentro, vi lavate i denti, diventano tutti i denti neri, poi sciacquate e sono già bianchi. E c'è anche il dentifricio per attivare, diciamo, lo sbiancamento. Comunque non so bene come funziona. Adesso dopo lo facciamo insieme, qui ci sono tutte quante le istruzioni e mi hanno mandato anche quello. Però vi faccio prima vedere le altre cosine. Simon, amore, chi c'è? Cioè, guardate che casino, mio Dio. Tra l'altro non abbiamo bloccato perché siamo anche tipo super in ansia per il trasferimento, perché veramente manca pochissimo, mancano ormai 2 mesi neanche, e no, sì, 2 mesi, e quindi non lo so, ci sta venendo l'ansia. Comunque vi faccio vedere, ho preso un pochino di questi da regalare a tutte le cugine di Cesar, un po' di squishy, che su Rosgal ce ne sono veramente tantissimi e sono super carini, quindi ho preso, insomma, per utilizzare tutto il budget che mi avevano dato, ho preso un po' di questi qua, così glieli regalo a tutte le cuginette di Cesar, si sono contente. Ho preso questo qui a forma di hamburger,
poi ho preso questo a forma di renna, tipo, vi appoggio un attimo qua così ve lo apro, di renna, no, non è una renna, è tipo un cerbiatto, credo. Guardate che carino, super squiscio, tra l'altro sono super morbidi. Chi c'è, amore? Chi c'è? Ti piace questo squishy? Lo vuoi? Ti piace tanto? Ti piace tanto, amore? Poi stiamo anche abituando Simon a stare dentro la sua cuccetta, quella dell'aereo, e non è una cosa facile. Ecco qua. Poi ho preso anche quest'altro, che però è chiuso, quindi magari non ve lo apro. Ma sì, ve lo apro, dai, tanto poi lo devo regalare. Ah, ma si richiude, che scema che sono. Questo è troppo bello, guardate che bello. È a forma di unicorno bianco con il corno dorato, spettacolare, tutto brillantinoso. Oh, che bello, sono troppo belli. Quindi ho preso questi tre squiscettini da regalare. Poi ho preso anche questo, ecco, a Simon gli piace, un lama arcobaleno. Troppo carino, anche questo lo regalerò a qualche cuginetta di Cesar. Poi ho preso anche questi altri due peluscioni, guardate che bello, questo qua a forma di gattino, mi pare che si chiama Pushin, no? Questo gatto è super morbidoso, per adesso l'ho messo qui sul letto, ma appunto lo regalerò prima di andare via. E poi ho preso anche Totoro, questo qua azzurro, e la ragazza, cioè l'amica di Cesare, anche amica mia, che andremo a trovare oggi, si è appena trasferita, quindi ci ha invitato a mangiare a casa sua per farci vedere la casa nuova, e lei va matta per Totoro, e quindi ho visto sul sito questo peluscione e avevo altro budget, insomma, sapete, non potevo prendere cose per me, e quindi gliel'ho preso, adesso oggi glielo portiamo, insomma, vediamo se gli piace, spero di sì. E poi ho preso anche un'altra cosa super utile. Questo, vedete che bello? Praticamente è uno di quei cosi per dormire nell'aereo, ma c'ha anche il cappuccio della felpa e si può anche stringere con questi cosi. Cioè, è veramente troppo comodo. Ah, perché io ce n'avevo uno di Samsonite, ma l'ho perso. Ce l'avevamo comprati uguali io e Cesar, due uguali grigi, e se ne è perso uno, e ovviamente era il mio, quello che si era perso, quindi adesso io non ce l'ho più. Però non lo so, cioè è impossibile, io normalmente non perdo le cose, però non lo so, non lo trovo più, e quindi ho preso quello perché sto sempre scomoda nell'aereo nei viaggi lunghi. E poi ho preso queste altre due ultime cose. Ho preso questo qui, che è una specie di Clarisonic, però di una marca cinese, CNAIR, qualcosa del genere, però è molto bello perché c'ha tantissime testine. Vediamo se si può aprire senza rovinarlo, così ve lo faccio vedere al volo. Allora, vi riappoggio qui con Simon, vediamo un po'. Sì, si può aprire tranquillamente, guardate che bello. Questo sicuramente magari glielo regalo alla zia di Cesaro, non lo so, a qualche cugina. Eccolo, poi dopo gli chiedo di farvi sapere. So che dovrei provarle io queste cose, però se lo provo poi dopo non lo posso più regalare, perché che regalo, una cosa usata? Magari lo possiamo accendere insieme, giusto vedere se funziona. Comunque è bellissimo perché ci sono tantissime testine, non si può, cioè non vi potete solamente lavare il viso con questo. C'è tipo questo qua per il massaggio, tipo per la cellulite forse, non lo so bene. Comunque vedete, c'è la spazzolina tipo quella del Clarisonic, che mi sembra anche molto morbida a toccarla così a primo impatto. Poi c'è questa che è una spugna, sinceramente non so a cosa serva, forse per togliere le maschere o qualcosa così. Poi c'è questo tipo come si chiama quell'altro, il, oddio, ce l'ho pure, come si chiama, non mi viene, il, quello piccolino, il Luna, quello lì, oddio, non mi viene, vabbè, non mi viene il nome, comunque è uguale identico. E poi ci sono questi qua, boh, questo è stranissimo, questo pure è stranissimo. Questo penso sia per i calli, per i piedi o per le unghie. E questo è tipo pietra pomice. E poi c'è questo qua super grosso, magari per pulire il corpo, non lo so.
Oddio. Boh. Comunque c'ha tantissime, tantissime cose da attaccare. E questo è il coso. Non funziona, probabilmente non ha le pile. Comunque mi sembra molto carino. Quindi questo sicuramente lo regalerò a qualcuno. Facial Massager and Cleaner. Cleanser. Stiamo ancora dormendo, vero Simon? E ok, e poi dopo ho preso anche questa piastra, che tante cugine di Cesar hanno i capelli un po', sapete, un po' ricettini, e quindi spesso usano le piastre, e specialmente nella famiglia di Maribel, loro sono tante, tante ragazze e hanno solo una piastra, quindi insomma, ho visto la piastra, mi sembrava anche... insomma carina, mi sembrava che funzionasse bene, c'aveva delle cose particolari, quindi l'ho presa così, gliela regalo così, hanno una piastra in più e niente, comunque anche questa poi vi farò sapere, magari gliela do e gli chiedo, poi gli chiedo com'era, vi faccio sapere in qualche altro vlog, comunque mi sembra buona. Io ho preso altri ferri, altre cose su Banggood, su altri siti cinesi, e mi sono sempre funzionati abbastanza bene, mi hanno mandato tra l'altro anche l'adattatore, visto che l'ho chiesto verso il Messico, mi hanno mandato questo adattatore messicano e niente, quindi mi pare che questo era tutto tranne appunto le cose che utilizzerò per il video e quindi adesso in realtà non so se, cioè che volevo cucinare tipo un ciambellone, un plum cake, qualcosa da portare oggi dalla nostra amica, ma avete visto il frigo in che condizioni è? Avevo trovato una ricetta di un ciambellone che aveva solamente lo yogurt e non c'ha le uova. Però non so se fidarmi, magari mi viene una schifezza, non lo so. Quindi non so se adesso lo provo a fare o no. Boh. Poi tra l'altro ho un sacco di cose da mettere a posto. Oddio. E poi comunque questo weekend devo anche fare una torta per un anniversario di matrimonio a due piani, quindi mi sta già venendo l'ansia, però non posso iniziarla oggi perché è ancora martedì e poi che altro non lo so, sento che c'ho un sacco di cose da raccontarvi perché è da tantissimo tempo che non chiacchiero con voi, però ma non mi viene in mente niente che vi stavo per dire. Ah, che oggi è martedì e andiamo al cinema, tanto per cambiare, prima di andare dall'amica di Cesar andiamo al cinema a vedere Halloween 2, dovrebbe essere, vabbè è un film dell'orrore, in realtà l'uno non l'abbiamo, dell'orrore. Sì, si dice così. In realtà l'uno non l'abbiamo visto, però l'istruttore della palestra ci ha detto che lui è andato a vederlo e che era bello, quindi andiamo a vederlo, anche perché è l'unico film che c'è alle 2:30 e abbiamo l'appuntamento a casa della nostra amica più o meno alle 5:30, quindi è l'unico che possiamo andare a vedere perché gli altri film iniziano più tardi e non facciamo in tempo. Quindi oggi andiamo a vedere quello lì e poi che altro vi posso raccontare? Penso basta per adesso, quindi io ora sistemo un po', mi vesto e stasera è andata in palestra, ci sono andata ieri, quindi oggi non ci sono andata e poi magari dopo ci riaggiorniamo tra un po' quando mi viene in mente qualche altra cosa. Ok, mi sono ricordata che vi dovevo far vedere il dentifricio, quindi anzi vabbè il coso per sbiancare i denti della Carbon Coco, quindi adesso ho preso le istruzioni così leggiamo insieme cosa dice. Allora dice di wet toothbrush then dip into jar, quindi dobbiamo bagnare lo spazzolino e poi inzupparlo qui dentro nella jar, quindi andiamo ad aprirlo. Questa è proprio la primissima volta che lo utilizzo, come potete vedere mi è arrivato in realtà la scorsa settimana, però siccome ve lo volevo far vedere al primo utilizzo in un video, allora non l'avevo utilizzato. Lo bagno. Ok, e adesso apriamo questo. Ma quanto mi piacciono queste aperture così, mi danno una soddisfazione. Tra! Che soddisfazione! Vediamo un po', non ho idea di come sia. Oddio! È proprio una polvere nera, ho paura anche a parlarci vicino perché magari la sputacchio e vola ovunque. Allora, lo spazzolino è bagnato, quindi lo dip into the jar. Ok. Che schifo. Appoggiamo questo.
Oddio, leggiamo dopo che bisogna fare. Brush your teeth for 3 minutes. Quindi spazzolare i denti per 3 minuti. Poi sputare e sciacquare. E poi lavare con l'activated toothpaste per 3 minuti. Quindi dopodiché devo lavare i denti con il dentifricio per attivare questo sbiancamento in teoria. E, ok, quindi andiamo a lavare i denti. Ma quindi non devo ribagnarlo, giusto? Devo solo lavare i denti così. Oh, vivo. Sta apparendo tutto. Ok, ho spazzolato, che schifo, per 3 minuti. I denti sembrano già super bianchi. Ho fatto una cavolata perché non vi ho fatto vedere i miei denti prima. Quindi adesso non so quanto si sbiancheranno, però insomma, più o meno, lo potremo vedere. Adesso sputo tutto questo schifo. La cosa buona è che comunque non sa di niente. È solo una specie di farina nera, ma non ha sapore, quindi sputo, mi sciacquo e poi ci laviamo i denti col dentifricio. Schifo. Il casino sapete qual è? Che il mio lavandino è tutto nero adesso. Cioè, non, dovrò pulirlo con il detersivo, perché non si toglie con l'acqua. Comunque, lo vediamo allora. Apriamo il dentifricio. Tra l'altro devo vedere se questo dentifricio va bene anche, cioè, per lavare i denti tutti i giorni oppure solo quando vi fate lo sbiancamento, perché io ho finito pure il dentifricio e lo dovrei ricomprare, quindi non so se questo lo posso usare sempre. No, credo di no, perché è nero, quindi forse no. Vediamo allora. Oddio, è proprio nero. Ok, lo bagno un po' e altri 3 minuti. Ecco qua, ho sciacquato. Beh, diciamo che io non ho tanti problemi di denti sporchi, insomma, perché non bevo tantissimo caffè, ne bevo uno ogni tanto, non lo bevo neanche tutte le mattine. E non fumo, quindi insomma in realtà non ho grandi problemi di denti, però mi sembra che li abbia puliti abbastanza bene. Non lo so, secondo voi sono più bianchi di come ce l'ho normalmente? Però me li sento davvero puliti a fondo, perché quella polvere mi è andata anche tra i denti, e infatti quando l'ho sputata prima di lavare con il dentifricio mi sentivo proprio tra i denti i granellini. E penso che mi abbia pulito i denti meglio proprio tra un dente e l'altro, non solo davanti, che uno, quello vabbè, se lo pulisce sempre, però tra un dente e l'altro normalmente magari rimane del cibo, della sporcizia. Quindi sento proprio i denti super puliti come quando vado dal dentista, quindi non so, a me è piaciuto. Adesso l'unico problema è questo, perché io ho sciacquato il lavandino con l'acqua, ma non si toglie, quindi dovrò andare con il detersivo prima che torni Cesar, se no mi uccide perché ho sporcato il lavandino. E comunque magari lo farò provare a lui, ovviamente con il suo spazzolino, però lo farò provare a lui perché Cesar ha i denti un po' più giallini dei miei, quindi magari poi dopo facciamo il prima e il dopo anche su di lui. Comunque il risultato mi piace, sono belli bianchi e puliti. Vi lascio comunque qui sotto il link al sito e tutto quanto, insomma, quello che mi hanno dato. Non mi ricordo nemmeno se mi hanno dato un codice sconto, perché in realtà ci ha messo un po' a mandare ad arrivare questo dentifricio, perché mi avevano detto che me l'avrebbero mandato un sacco di tempo fa, ma poi era andato out of stock e non mi avevano avvisato, e quindi non mi era arrivato per mesi. E poi mi hanno riscritto e mi hanno detto: ah, scusa, è che era finito, quindi adesso è ritornato, te lo mandiamo. E mi è arrivato in pochissimi giorni, quindi insomma. E non mi ricordo nemmeno bene se mi hanno dato sconti o qualcosa per voi. Quindi adesso vado a controllare e vi lascio tutto quanto nell'info box.
Ok, mi sono fatta coraggio e ho fatto la ricetta che avevo trovato del ciambellone senza uova, ma ho il presentimento che non sarà buona. Infatti ci ho messo tantissimo cioccolato così almeno i pezzi di cioccolato potranno sistemare il tutto e non so bene perché c'era scritto che doveva venire un impasto molto liquido, invece era piuttosto duro, quindi ci ho aggiunto un po' di latte, insomma alla fine ho fatto un po' di testa mia perché non mi sembrava che era venuto bene, quindi ho cercato un po' di rimediare aggiungendo qualche altra cosa, ma non lo so, poi vi farò sapere se viene bene, poi dopo vi darò la ricetta, se viene una schifezza non me ne sentirete più parlare di questa torta, quindi sperimentiamo e niente, comunque vabbè, ci ho aggiunto tantissimo cioccolato così. Schifosa non potrà essere, perché appunto c'è il cioccolato, però non lo so. Quindi adesso sto aspettando che arrivi a temperatura il forno, così la metto dentro. Ok, Cinema a vedere bien. Halloween. Habiendo Hai observado paura? al animal Io sì. en cautiverio sin obtener respuesta. Eccoci qua. Allora, il film è finito e non mi è piaciuto. Non c'è. Non mi è piaciuto. Poi magari se si dice che a lui sì, ma no. No, non ne valeva proprio la pena. E noi che abbiamo Ma pagato un sì, euro. dai. No, amore, no. Ma sì. Troppo stupido, dai, veramente. No. No, cioè, veramente troppo stupido. Ci sta, per Halloween ci sta. No, no, stupidaggine. Abbiamo sprecato 2 euro. E noi che abbiamo pagato 1 euro a testa. Penso se stavamo a Roma e stavamo pagando 8 euro a testa. No, veramente no, non mi è piaciuto. Era troppo stupido, cioè facevano cose tipo che dove vai? Perché vai lì? Ma Perché perché non hai c'è mai tutti. visto. Tu non hai mai visto un film dell'orrore americano? Ok. Sì, Perché c'erano tutti gli appunto. Quindi elementi, perché quelli devono là. essere sempre così uguali? Che tipo ci sono delle persone, c'è uno che le vuole uccidere e tu gli vai vicino, invece di scappare o invece. Cioè, veramente, Vabbè, classico film certo, scusa. stupido. No, devi Cioè. Della seguire. serie, ho sentito un rumore, vado a vedere. Cioè, dai, invece di scappare, veramente una stupidaggine. No, non mi è piaciuto. Buongiorno Giammine, buon mercoledì. Allora, noi stamattina. Marcaledì. Marcaledì. Ho Marcaledì. detto mercoledì. Buon mercoledì. Lo picchiamo? E noi stamattina siamo andati in palestra. Che capelli lunghi che ho. Non so E. che non facevamo un vlog, Sì. Vabbè, io l'ho fatto ieri, ma tu non hai contribuito. Non ci sei stato guardate. per niente. Ieri abbiamo giocato alla Wii per la prima volta. Sì. A casa dell'amica Vabbè, io ci ho Iseta. giocato qualche anno fa, Io però. no. Era super divertente, io ho vinto a tennis. E comunque adesso stiamo Al pranzando bowling ho vinto io. e stiamo mangiando spaghetti integrali con il tonno e un po' di Philadelphia Light. Così ti fa dimagrire, vero? Comunque dobbiamo andare a fare la spesa perché questo è tipo il nostro pasto. Non abbiamo più niente in frigo, eh? La pasta col tonno, sempre così. E quindi niente, adesso mangiamo, poi ci laviamo e poi sicuramente andremo a fare un po' di spesa perché non abbiamo proprio niente, 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 niente. Ho detto ieri che volevo fare un video facendo vedere quelle cose per la cucina che ho preso su Bangu, no, su Rosgallo. Ti ricordi? Tipo quelle cose per tagliare le verdure, quelle cose lì, quegli attrezzini. Per vedere se funzionano o no. Ma non avevo le verdure e le cose per usarli, quindi non ho potuto farlo. Bisogna comprare quelle cose. Eh sì. E niente, quindi buon appetito, vediamo com'è. Eccoci qua, Gemine, noi siamo pronti, ci siamo sistemati. Sono particolarmente soddisfatta dell'outfit di oggi, guardate che carino. Allora, ho messo questo vestitino che mi è arrivato, mi pare, da Shein, che non vi avevo ancora fatto vedere.
Anzi, più che altro non l'avevo, cioè non l'avevo indossato, ma sì, ve l'avevo fatto vedere. E poi l'ho messo sotto questa magliettina che ho preso da H&M l'anno scorso. La collanina questa qua con le stelle che mi è arrivata da Soulfeel. Mi hanno mandato anche quella col nome. E in realtà questa mi sembra di migliore qualità rispetto a quella col nome, perché quella col nome non mi è piaciuta tanto. È di un dorato troppo... troppo finto, non lo so, non mi è piaciuto molto. Poi ho messo questi occhiali che sono di H&M, Daniel Wellington, braccialetto Daniel Wellington nuovo, e stivaletti, questi sono di H&M, abbastanza vecchi. E amore, tu non vieni, amore, poverino. Cioè, non vuole uscire, vuole andare al parco, ma oggi no, perché dobbiamo andare a fare la spesa, amore. Quindi oggi no. E tra l'altro dobbiamo anche, infatti mi sono diciamo vestita carina tra virgolette, non solo per andare a fare la spesa, ma dobbiamo andare a cena da uno zio di Cesar, perché a fine, più o meno metà novembre, andranno in Spagna, però non hanno organizzato niente e quindi l'altra sera in realtà siamo andati a cena da loro e alle 11:30 stavamo quasi per andare via e ci hanno detto: ah, ma noi vi avevamo invitato perché così volevamo chiedervi se ci potevate aiutare a prenotare gli aerei, le cose, gli alberghi, perché non abbiamo prenotato niente. Noi siamo rimasti così tipo che mancano tipo, non lo so, meno di un mese e tipo 20 giorni, 20 e qualcosina, e loro non hanno ancora organizzato niente, quindi Cesare è super super, come si dice, preoccupato per loro e quindi stasera insomma andremo ad aiutarli a prenotare almeno qualcosa, perché manca veramente poco, se no gli viene super costosissimo. E niente, quindi andiamo dopo lì. E so che lì hanno, cioè nel loro quartiere la gente decora tantissimo per Halloween, in generale per le festività. Quindi mi voglio fare qualche fotina, così vi metto anche questo vestito su 21 Buttons che ancora non ve l'avevo messo. E niente, quindi adesso finisco un attimo di sistemare e poi andiamo. Allora, noi siamo al supermercato, Cesar sta cercando di rovinare la bandierina, lì c'è la settimana francese e ci sono i macarons, guardate, le crepe, anche queste qua che sembrano tipo integrali. Vabbè, che secondo i messicani Francia, Belgio, la stessa cosa. Poi pancake pure, non ho capito che c'entra, però vabbè. Comunque noi dobbiamo andare a prendere la carne, guarda, assaggino di formaggi. Ecco perché ci piace questo supermercato. Ma questo che c'ha? E che, perché non c'è scritto? Vediamo, te lo dico io qual è. Buono. C'è tipo il pepe. Così mozzarella si vede. Mozzarella finta. Questo sarà una specie di... oddio, questo è piccantissimo. Io assaggio tutti e tre. A me non mi è sembrato piccante. Oh, me ne sono usciti due. No. Mannaggia. In Messico c'è questo formaggio che si chiama Oaxaca. È molto buono. È praticamente una palla che è un nodo, sì, diciamo. Sì, tu lo srotoli, tipo un gomitolo, lo allunga, no? Sì, lo allungano e poi fanno il nodo. Forse parte da una base tipo di mozzarella, però poi dopo diventa secco, vero? C'è un formaggio, mi ricordo, sono i nodini. Come dire, i nodini? No, vabbè, però sono con l'acqua, invece questo è più asciutto, no? Vabbè. Comunque è buono, molto, cioè tipo leggero, sa un po' di mozzarella. Mi compri quel cornetto di M&M's? Guarda, mi compri il cornetto di M&M's? No, guarda che ma buono! Ma non ho preso quello una no, volta. Io ho assaggiato solo quello. Il biscotto, no, quello là. Ora quegli sneakers. Anche Twix. È una cosa un po' più divertente. Per esempio, questi qua di Mickey Mouse sono molto divertenti. Oh, che buoni! Tutte le mini bagel americane. Allora, prendiamoci da questo posto. Andiamo a prendere la carne, la tua, dai. Qual è il più grosso? Questo? Sì, dai. No, quello sopra, sopra. Sopra, no, quello là. Questo? Dio, mi cade la bozza del torpo. Ce la fai? Pena, allora prendi questo, 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 questo. Questo? Questo. Guarda, c'è un gattone. Guardate che bello. Nella strada della casa dello zio di Cesar, che stiamo andando a cenare da loro, hanno fatto l'altare dei muertos. Che bello. Ma questi sono fiori veri. Ma guarda un po' che meraviglia, c'è un profumo. Guarda che belli.
Sono bellissimi. Sono quelli che secondo la leggenda servono per collegare i due mondi. Sì, vero. Ma di cibo non c'è niente, però. Ci sono soltanto i cocci, guarda. C'è un po' di acqua. Acqua? C'è dentro, non hai visto? No. Forse è la pioggia. Oh, oddio, è vero, sì, sarà quella della pioggia. Che carini. Guarda, che giardino di questa casa qua, guarda. Ma dici? Che l'hanno fatto loro o che è del condominio? Puntata di qua. Oddio. Io già stavo dicendo rubiamoci un piattino. Qui c'è un marciapiede. Bello però. Ah guarda, qui c'è un po' di riso. Eccolo. Molto bello. Dai, andiamo a cenare. Abbiamo incontrato tra l'altro la zia di Cesare al supermercato che si era ridotta all'ultimo momento a fare la spesa per la cena. Quindi andiamo ad aiutarla, dai. Buongiorno Gemmine, buon giovedì, mamma mia, ieri non potete capire, mi sono pure scordata di fare video quando siamo andati a cena dallo zio di Cesar e nel frattempo che Cesar li aiutava a scegliere tutti gli hotel e le cose, io ho giocato anche con Javier a Super Mario con la Wii e mi sono dimenticata di fare il vlog, che pizza, ci siamo divertiti troppo. Comunque siamo tornati a casa tipo alle 3, super tardi, perché ci abbiamo messo veramente tantissimo tempo a cercare tutti gli hotel. Alla fine hanno prenotato un sacco di hotel bellissimi, faranno un bel giro sia col treno sia con la macchina che affitteranno e andranno a Madrid, a Barcellona, a Valencia, a Siviglia, a Cordova e non mi ricordo che altro. Comunque faranno un bel giretto di tutta la Spagna, gli abbiamo organizzato un bel giro e niente, abbiamo anche poi cercato su Instagram posti dove possono fare colazione, perché in alcuni alberghi non c'era la colazione. Insomma, l'abbiamo aiutati proprio tipo agenzia di viaggi a 360 gradi, quindi mi sono scordata di fare video, però vabbè, poi ho giocato anche a Super Mario appunto. E non vi ho nemmeno fatto vedere che cosa abbiamo comprato per la spesa, solo che la carne e le verdure le ho già messe in frigorifero. E qui ho un po' di buste, se vedete. E adesso tra un po' vi faccio vedere le altre cosine, insomma, che non andavano in frigo, che cosa abbiamo preso. E oddio, cioè, sono super stanca, mi giro la testa, veramente abbiamo fatto troppo 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 tardi. E niente, stamattina, cioè adesso abbiamo già fatto colazione con un cornettino che avevamo comprato ieri al supermercato, perché nel supermercato dove andiamo a comprare la carne, e perché è di miglior qualità, ci piace di più comprarla lì. C'hanno un reparto di panificio, forno spettacolare, quindi ogni volta compriamo qualcosina. Ieri abbiamo comprato dei cornettini e ce li siamo mangiati per colazione. E niente, adesso stasera è andato in palestra e poi dopo, oggi pomeriggio dobbiamo, anzi io devo iniziare a fare la torta per sabato. Anzi, adesso vi faccio vedere la spesa e poi mi metto subito a fare i fiori. Devo fare delle rose rosse in pasta di zucchero, quindi inizio subito a farle. Però ho poca pasta di zucchero, quindi ho detto a Cesar prima di tornare a casa, dopo la palestra, di passare al negozio di cose per pasticceria, perché ai supermercati non la vendono la pasta di zucchero, quindi di comprarmi, cioè gli ho detto di comprarmi la pasta di zucchero. Sto dormendo ancora, sto parlando malissimo, vabbè, scusatemi. E niente, quindi adesso quando torna Cesar ci avrò altra pasta di zucchero per fare anche pupazzetti, perché devo fare, non so se, cioè, se ve l'ho detto, sì, devo fare una torta per 40 anni anniversario di matrimonio. Ok, ce la faccio a parlare. Allora, devo fare la torta per l'anniversario di 40 anni. Ok, ce l'ho fatta. Quindi adesso mi metto a fare le rose e poi quando Cesar torna mi porta l'altra pasta di zucchero, faccio anche i pupazzetti, perché ci dovranno essere lui e lei seduti sulla torta. Comunque ce l'ho fatta a dirlo bene, in breve. Allora vi appoggio un attimo, faccio vedere velocemente quello che rimane qui della spesa. Qui ho messo tutta quanta la frutta che ancora era un po' acerba, quindi ho messo qui un po' di mandarini, arance, guayabas, prugne e basta. E gli avocati non sono frutta, quindi, o forse sì, non lo so. Comunque ho messo qui tutta la roba che era ancora acerba, così la teniamo fuori dal frigorifero. E allora, le altre cosine che non ho messo via sono questo shampoo che ho comprato ai mirtilli, proviamo, era buono, cioè l'odore sembra buono, e non so se ve lo dico, cioè se ve l'ho già detto, ma e Sedal penso sia il nostro, oddio, come si chiama? Sunsilk, qui si chiama Sedal. Comunque era un nuovo profumo, quindi mi è sembrato buono.
Però ancora non ho finito l'altro shampoo, l'ho comprato solo per sicurezza perché stava per finire. Poi vabbè, stasera ho preso il suo deodorante perché era in offerta. Poi pane, questo qua, pane a cassetta, come si dice. Poi abbiamo preso questi nachos ai semi di lino, dovrebbero essere un po' più leggeri di quelli normali. E qui ci sono anche le nostre amatissime tortillas di cactus, che adesso metterò in frigorifero, ieri non le ho messe perché erano ancora calde. Poi qui abbiamo preso una bella pagnotta, perché vi ho detto che in quel supermercato c'è una buonissima, c'è un buonissimo reparto di panificio, quindi abbiamo preso una pagnotta con i semi della senape. Con i semi di senape. Poi vabbè, non possono mai mancare i biscotti, che Cesare ogni volta prende qualcosa di nuovo. Io invece ho preso questi per le mie merende, le barrettine, quelle Quaker che mi piacciono tanto. Queste sono alla marmellata di more. Poi ho preso, vabbè, la lenticchia che era in offerta. Poi ho preso l'olio di semi, che l'avevo finito, mi serve anche per fare le torte. E poi Cesare ha preso questo, che è un olio con peperoncini, arachidi e semi di sesamo. E sembra veramente super buono. Tra l'altro, guardate che carino il disegno. C'è un messicanino con i cactus. E qui c'è un cagnolino tipo Maya, non lo so, o azteco. Comunque è troppo carino. E, vi faccio vedere. Ho preso anche qualcosina, vediamo se vi posso far intravedere qualcosa anche nel frigorifero. Ho preso le uova, così mi ricordo, un po' di formaggio, quello lì a palla che si srotola, che vi stavamo facendo vedere ieri, e carne, uova, pollo, verdure varie, spinaci, insalata, cipolle, pomodori e asparagi ho trovato ieri. E niente, quindi abbiamo preso queste cosine e niente, adesso mi metto a fare le rose di pasta di zucchero. Questa è l'unica pasta di zucchero che ho, vi riappoggio. Compro sempre questa, che ha il sapore di cocco, veramente buonissima. E, cioè, in realtà la potrei fare anch'io, però è talmente buona questa pasta di zucchero che veramente mi piace di più comprarla. E poi costa poco qui in Messico, costa 5 euro per un chilo, quindi mi conviene comprarla, faccio prima, ed è anche più malleabile, si conserva più a lungo, quindi mi trovo più comoda a comprarla. E mi è rimasto solo questo pezzettino, quindi vabbè, tanto le rose, i petali sono sottili, dovrei riuscire a farcene uscire un bel po' con questo pezzettino. E appunto adesso mi metto a farle e poi mi metterò anche a fare i pupazzetti dopo. Ciao amore, che c'è amore? Simon si sta facendo le sue pulizie mattutine. Vero amore? Vero? Dai, mi metto al lavoro. Qui un po' di rose pronte, ci sono anche un po' di petali per decorare la torta. Alla fine mi è anche rimasto questo pezzettino. Qui c'è amore mio. Ciao amore. Ciao amore, ti stai annoiando? Sbadiglio. Uno sbadiglione tu. Comunque nel frattempo, ecco, passa pure l'ambulanza. Nel frattempo stavo anche iniziando a preparare il pranzo, perché ho una fame, ho un mal di pancia perché ho fame. E quindi ho fatto il pollo al mole, eccolo qua. Il mole è una specie di crema fatta di tipo 300 spezie e ovviamente l'ho comprato già fatto, e ho lessato il pollo, l'ho sfilacciato e poi l'ho ripassato in padella con questa crema, insomma super facile. E in Italia mi sa che purtroppo non si trova, forse da Castroni lo trovate, quel negozio che vi dicevo nel video che ho fatto l'altro giorno della torta di mais. E qui a parte stavo facendo anche un po' di asparagi, li ho semplicemente lessati con un goccio d'acqua, ho messo un po' di pepe e un po' di limone, forse dovrei aggiungere un altro goccino d'acqua, sono ancora un po' duri. E questo pollo sfilacciato lesso si mangia con le tostadas, quindi qui ho tirato fuori le tostadas, queste qua che compriamo noi, che sono al forno, non sono fritte. E niente, qui ho fatto anche delle cipolle viola al limone da mettere sopra, ho tagliato anche un pomodoro, me ne sono mangiato mezzo perché avevo fame. Mi sono anche mangiata mezza banana, non lo so, è che è tardissimo, oggi sono le 3, ancora non abbiamo pranzato, quindi ho super fame.
E niente, quindi adesso finisco di preparare il pranzo, dopo vi faccio vedere com'è venuto. Ecco qui, Cesare è tornato dalla palestra, Simon vuole il pollo ma non lo può avere. E non guardate, non lo puoi avere, no, croccantini tu. Ciao, guardate che bel piattino che ho fatto, tostada con il male, poi un po' di asparagi e pomodoro. Le cipolline, adesso assaggiamo anche questa... Oh, questo olio super piccante. Hai aperto? No, non l'ho aperto, a te l'onore. No, oddio. Tutta la frutta la lascio in palestra. Vediamo. C'ha tutte le noccioline sopra, dovrebbe avere. Buono, buono, buono. Buon appetito. Gnammi, gnammi. Wow. Guarda che bel pane. Oddio. Ma cascano tutti, e Dio, ovunque, tutti i semini di senape! E mo? Come sarà? Oddio, sembrano formiche, tipo, che se ne vanno. Guarda quante ce ne sono lì dentro. Allora. Sembra molto buono. Sembra buono. Sembra anche un io po' pane e pizza. No, aspetta. Troppo duro. Attenta. Tutti i semini per terra. Com'è? Oh no. Guarda. Allora, nel forno c'è un sacco di roba. Torte, muffin, patate dolci, ripiene di formaggio. Adesso ci metteremo anche la carne. Quindi, qua ho fatto già l'insalata. Oddio, ho schiacciato tutto. La cenetta è servita. Che meraviglia, la patata dolce col formaggio, rosmarino e la carne dentro. Wow. Che te ne pare? Buono. Guarda. Questo è il mio piatto. Guarda quanto ammazza pane quanto che ti sempre. Un po' di carboidrati fanno bene, per la palestra. È vero. C'è una patata enorme, un po' di carboidrati. Buon appetito. Buon appetito. Buongiorno, con questi buonissimi franci toast fatti con il pane che abbiamo preso. Io ieri mattina non l'avevo fatti perché pensavo fosse salato questo pane, visto che c'ha i semini di senape. E invece no, ieri sera l'abbiamo assaggiato ed era un pane normale, quindi stamattina ci ho fatto il franci toast, buonissimo, vero? Buono. Con lo sciroppo d'acero comprato in Canada. Qui c'è la situazione torta, con tutti i pupazzi qua che si stanno seccando anche qui. Quindi non guardate. E niente, adesso facciamo colazione e poi ce ne andiamo in palestra. Eccoci qua, gemmine. Allora, come vedete è sera. Io ho passato tutta la giornata anche oggi a finire la torta. In realtà, vabbè, la torta in sé è finita. L'unica cosa che dovrò fare domani mattina prima di consegnarla è assemblare i pupazzetti, mettere la testa sul corpo e le gambe e tutto quanto. E perché avevo paura, insomma, che se lo facevo stasera magari potevano... boh, si potevano rovinare, quindi lo farò domani mattina. E comunque domani magari inizio anche un nuovo vlog o vi faccio comunque una foto, così ve la faccio vedere. Adesso volevo finire questo vlog visto che lo stavo editando, ma prima vi volevo far vedere una cosa che mi è arrivata da Octoly, una polvere di MAC che è della nuova collezione Supreme Beam, e dice che in realtà dice che è una iridescent powder e loose powder, quindi una polvere libera iridescente, e dice che è una specie di cipria, però secondo me dalla foto è più un illuminante, o comunque cioè una cipria che non va messa su tutto il viso, perché secondo me è molto iridescente, appunto, secondo me potrebbe essere super carina da utilizzare come illuminante. Comunque, appunto, me l'ha mandata MAC attraverso la piattaforma di Octoly e ha un costo di 28 euro. Vi faccio vedere la fotina, guardate, che mi ha mandato mamma. Vedete che è... cioè, si poteva scegliere tra due colorazioni, però in ogni caso tutte e due erano iridescenti. Io ho scelto questa qui che è un po' più sul rosa, vedete? Comunque non si vede benissimo perché appunto è chiusa. Quando tornerò a Roma avrò... oddio, ho urtato il telefono con la macchinetta. Quando tornerò a Roma avrò tantissimi prodotti nuovi da farvi vedere, sbocciare, provare insieme, perché mi stanno mandando tantissime cose che appunto non sto potendo utilizzare in questi mesi, e quindi insomma poi dopo proveremo tutto quanto insieme. Comunque ringrazio tantissimo come sempre sia MAC sia Octoly per avermi dato la possibilità di collaborare con MAC e di provare qualcosa della nuova collezione Supreme Beam.
E niente, quindi adesso finiamo qua questo vlog, così vi metto subito questa clip all'interno del vlog che ho già editato, così lo metto a caricare. Tra l'altro domani ho anche il ritocco delle sopracciglia, quindi andrò alle 3 del pomeriggio a farmi ritoccare le sopracciglia, se c'è qualche buchettino, insomma qualcosa. Comunque mi sembra che siano abbastanza bene, però magari se la ragazza vede che c'è qualche buchino mi farà appunto, mi ritoccherà qualcosina. E niente, quindi poi ovviamente vi faccio vedere. Adesso corro a fare la cena che abbiamo super famissima. Che c'è amore? Simone è venuto a ricordarmi che è ora di cena, vero amore? Mi stai ricordando che è ora di cena? Era di cena, mamma, dai. Qui tra l'altro ho lavato il lenzuolo, quindi non c'è, dovrò andarlo a prendere dopo nell'asciugatrice e rifare il letto. E basta, quindi io vi ringrazio tantissimo per aver visto questo vlog e noi ci vediamo forse domani in un altro video. Un bacione, buon weekend, buon weekend, ciao Gemmine.